Esiste un'interessante correlazione tra una teoria matematica, che è la teoria dei frattali, la fisica quantistica e la legge dell'attrazione. La teoria dei frattali è una teoria che venne elaborata a metà degli anni 70 da un matematico americano di origine francese, Tal Mandelbrot, il quale coniò proprio il termine frattale e che descrive diversi fenomeni in natura, tra cui ad esempio il fiocco di neve, e altri fenomeni dove sono presenti delle risonanze. Il concetto fondamentale di frattale è quello di autosimilarità, cioè significa che una parte, per quanto piccola, riproduce sempre il tutto e questo può andare avanti all'infinito. Ed è un po' il concetto di ologramma. Un ologramma è una struttura in cui in ogni suo frammento si ritrova il tutto. E questo è molto importante, ad esempio, perché spiega diversi tipi di funzionamento, ad esempio delle cellule e dei neuroni, come trasmettono informazioni ai neuroni. Ma al di là di questo, c'è un intreccio molto stretto con la fisica quantistica, perché anche in fisica quantistica, l'innovazione della fisica quantistica, potremmo dire, e che introduce un terzo elemento nella spiegazione del mondo, nella spiegazione dell'universo, per meglio dire nella spiegazione del multiverso. Questo terzo elemento è l'informazione. Infatti, in fisica classica il mondo è costituito da materia ed energia, che tra l'altro vengono unificati sempre nella teoria classica einsteiniana, all'inizio erano completamente separati. Ma comunque sono i due costituenti del mondo, dell'universo, della realtà, di quello che la fisica classica chiama realtà. La fisica quantistica introduce un terzo elemento, che è l'informazione, cioè come devono interagire, come devono essere correlati tra loro le altre due parti, materia ed energia. E l'informazione segue le dinamiche previste dalla matematica del frattale. Cioè, l'informazione è localizzata, ma nello stesso tempo fa parte del tutto. E questo spiega molti fenomeni interessanti, perché spiega, ad esempio, la correlazione esistente tra le varie particelle, e spiega l'unione delle varie particelle, tra cui, ad esempio, il fenomeno dell'entanglement, in cui una stessa, diciamo, un'azione che viene fatta su una particella si riflette istantaneamente sull'altra particella, proprio perché nel particolare è presente il tutto e viceversa. Quindi, in pratica, senza scendere nei formalismi matematici, ciò significa che siamo tutti correlati, ma in realtà non siamo neanche divisi. Cioè la percezione della divisione individuale, la percezione della separazione è soltanto una semplificazione sensoriale, una limitazione sensoriale. In realtà, dentro ognuno di noi esiste la particella, esiste il tutto. E questo è molto correlato, ad esempio, ai principi esoterici insiti nella legge dell'attrazione, come sopra e così sotto, ad esempio. Quindi, attraverso l'unione di una teoria matematica, di una teoria con la sua sperimentazione fisica e di un paradigma, diciamo, esoterico, riusciamo a spiegare molti fenomeni, riusciamo a spiegare molti fenomeni che esulano anche dal contesto fisico, ma entrano proprio nella sfera intima, nella sfera personale, nella sfera relazionale dell'essere umano. E ci fanno capire come cambiando l'informazione, quindi cambiando i codici che possiamo emettere, cambia rapidamente e istantaneamente tutto il mondo che ci circonda. Noi possiamo, attraverso piccole modifiche dei nostri comportamenti, ad esempio, o dell'informazione fondamentalmente che mandiamo a un'altra persona, generare uno stravolgimento totale nella risposta. E questi concetti, che sembrano molto teorici e
poco applicativi, hanno dei grossi invece riscontri pragmatici in tutte le aree della nostra vita. La teoria dei frattali, ad esempio, spiega molto bene il funzionamento del cervello, per cui diciamo anche studi sul cervello possono sfruttare queste dinamiche, ma spiega molto bene anche alcuni tipi di comportamento e come se noi riusciamo a trovare, ad esempio nel campo del legame sentimentale, la frequenza giusta, la corda giusta potremmo dire, da andare a sollecitare, quindi una piccola sollecitazione può generare un grosso cambiamento e quindi uno stravolgimento completo del comportamento dell'altra persona nei nostri confronti. Quindi potremmo, variando pochissimo, come il battito d'ali di una farfalla in Amazzonia può produrre un uragano negli Stati Uniti, secondo la teoria dei frattali, appunto, un piccolo cambiamento nel nostro comportamento può ribaltare completamente una situazione, dalla repulsione all'attrazione, ad esempio, nel caso delle relazioni sentimentali, che è un settore di cui mi occupo. E quindi la cosa fondamentale è andare a capire quali sono le corde giuste da toccare. E la teoria dei frattali può dare una spiegazione in questo. Può dare una spiegazione in questo perché ci può indicare precisamente qual è, diciamo, la corda da sollecitare, la corda da far vibrare. Tenendo presente poi il substrato, diciamo, quantistico dell'unione, della correlazione, diciamo così, materia energetico-temporale tra tutto ciò che è presente, ma anche tra tutto ciò che non è presente, quindi in un campo di infinite possibilità, noi possiamo, proprio a livello comportamentale, ottenere veramente dei benefici, ad esempio nell'ambito delle relazioni, ma anche nell'ambito del benessere personale. Quindi il campo di applicazione, il campo di studio è vastissimo, però questa correlazione tra queste tre teorie che apparentemente sembrano slegate è veramente molto forte. Io credo che possa essere un campo di studio che potrà dare i suoi frutti se vissuto e se visto in modo olistico, cioè in modo completo, non settoriale. Il problema è che molti scienziati purtroppo hanno competenze settoriali, nel senso che piano piano si sa sempre di più di sempre più poco e purtroppo si arriverà a sapere tutto del nulla. Invece da questo punto di vista io credo che una visione olistica, cioè un matematico che abbia competenze anche di fisica e quantistica, ma che non trascuri tutti i paradigmi della legge dell'attrazione, che sono paradigmi che provengono da molto lontano. Se noi pensiamo ai testi vedici, troviamo già di fatto la legge dell'attrazione, che non era stata formalizzata con questo nome, ma di fatto era quella. Quindi il marketing fatto recentemente sulla legge dell'attrazione è una ripresa di concetti molto antichi ed è fondamentalmente stato utile secondo me perché ha permesso di diffondere ad una più vasta a gamma di persone, diciamo, alcuni concetti che altrimenti non si sarebbero diffusi. Bene, vi do appuntamento al prossimo video, vi invito a seguirmi anche sul blog http://soluzionevip.com. Ciao a tutti.